Parliamo della Fondazione Pini con Lucia Martino, che è membro del Consiglio di Amministrazione, consigliera. E la Fondazione, come sapete, a Milano ha una grande storia, chiederò a Giorgia di illustrarsela sinteticamente, e ha accolto l'invito di Brevard di essere protagonista, la Fondazione, di questa network, di questo circuito settimanale d'arte contemporanea. E presentano, diciamo, dei capisaldi anche della cultura contemporanea lombarda e non solo. Ma io non mi dilungo e darei immediatamente a Lucia Martino la possibilità di presentarci questa loro esperienza e partecipazione. Grazie. Sì, allora la Fondazione Adolfo Pini è nata per volere appunto di Adolfo Pini in memoria dello zio materno Renzo Don Giovanni Radice, un pittore nato nel 1899, la famosa classe del 99, morto nel 70, che oggi è rappresentato qui da due suoi lavori. Ma la partecipazione a questa occasione di Breart nasce da una duplice motivazione. Da una parte perché la fondazione si trova fisicamente in Brera, dove Bon Giovanni Radice ha vissuto e ha lavorato. Questa è una piccola galleria a pian terreno, ma lo stabile è stato il luogo dell'abitazione e dello studio dell'artista. E l'altra motivazione è che all'interno del network che Brera propone, la fondazione ne propone uno proprio, un network di artisti, designer, scrittori e quant'altro che insieme possono costituire una interessante rete per la città. Quindi uscendo da Brera abbiamo chiesto a case museo e musei studio di artisti diversi di associarsi. E stiamo lavorando per questo obiettivo che è ancora, diciamo, in cantiere, ancora allo studio. Stiamo cercando di creare una rete appunto di atelier, di artisti e di case museo, dove rimangono ancora forti, presenti le testimonianze del lavoro di diverse persone che a Milano hanno lavorato lasciando segno di sé. Opere d'arte, prototipi, disegni, progetti, oggetti, tutto un materiale molto interessante che vale la pena di vedere, visitare e studiare. Dunque abbiamo qui insieme a Renzo Bon Giovanni Radice, Alice Cavaliere, Emilio Tadini, Mario Livi, due scultori e due pittori che per caso entrando in rete dialogano in questa saletta ed è sorprendente vedere come l'arte, quando è di qualità, riesce a rispettarsi e a dialogare, ogni pezzo dialoga con l'altro in una, come dire, in un discorso che ci pare comunque interessante e affascinante. Grazie, bravissimo. Bravissimo.